Dottor Liotti, un controllo capillare nel territorio di Scicli, nelle campagne, nelle zone periferiche. Ci sono stati ultimamente parecchi episodi di furti in abitazioni all'interno di aziende agricole e zootecniche. Qual è la situazione oggi? Noi siamo presenti sul territorio in maniera assidua. Ultimamente abbiamo dato ulteriore riscontro a questo tipo di fenomeno attraverso attività di prevenzione e di controllo sul territorio. In alcune occasioni abbiamo anche ritrovato re furtiva, in altre occasioni abbiamo sicuramente sventato i furti perché, diciamo, grazie anche alla segnalazione della gente, ci è capitato sostanzialmente di verificare situazioni in atto e di mettere i malviventi in fuga. Il territorio di Scicli è in costante monitoraggio. Qual è la situazione dopo questi controlli ripetuti? Il fenomeno è diminuito dei furti? Guardi, io posso basarmi sui numeri. Per quello che mi riguarda, devo dire che negli ultimi 20 giorni circa, forse anche legati all'attenzione che la gente mette a difesa della propria proprietà privata e la collaborazione con noi, hanno portato a un decremento importante di questi fenomeni. La città, il territorio più in generale di Scicli può stare più tranquillo. Noi dobbiamo stare sempre tutti molto attenti, nel senso che non dobbiamo mai abbassare la guardia, noi per quello che è di nostra competenza, ma anche l'attenzione della gente. Questa sinergia porta a sensibili risultati positivi.